Ciao a tutti, sono Mattia, oggi sono da Fanpage per rispondere alle domande di Google. Spero siano buone, perché ho un po' paura. Non ho mai cercato il mio nome su Google, su Twitter sì. Cose belle, soprattutto, e qualche commentino, un po' così, però ci sta. Mattia Stanga, chi è? Ci sta. Mattia Stanga è un ragazzo di 25 anni, sta andando per i 26. Cacchio, tanti, eh. Nel tempo libero ha iniziato questa passione per il comedy, ha iniziato a fare dei video che poi di fatto sono diventati il suo lavoro. E sono laureato in economia dal 2023. Comunque qua ci sono dei fanali che io oggi devo andare a farmi vedere dall'oculista perché non ci vedo più. Età, 25, ma me ne sento 87 tipo. Altezza, 181 centimetri. Sulla carta d'identità sono 181 centimetri, tipo dalla terza media, in realtà ero 1,50 m. Però ci ho visto lungo. Nato a Brescia, abita a Borgo Sotollo. Dove vive? A Borgo Sotollo. Che belli questi cartoncini. Sono quelli che chiedevi a tua mamma, perché la scuola ti diceva dovete portare i cartoncini colorati, ma glielo dicevi tipo alle 11 di sera quando stava dormendo e si... Vabbè, comunque. Mattia Stanga, TikTok. TikTok è stata la prima piattaforma dove ho pubblicato i miei video comedy. Il 2020 è stato il social, il mio social. Instagram. Instagram è stata in realtà, dopo Facebook, il posto in cui ho postato più foto. Tuttora è il posto in cui posto tante foto. E sto in contatto con le persone che mi seguono. Sono belli entrambi. Nel senso, non potrei stare senza uno. Ok, avete capito. Università. Sono laureato in economia all'Università degli Studi di Brescia. Ho fatto una triennale, ma come se avessi fatto una triennale più magistrale. 5 anni ci ho impiegato. Che liceo ha fatto? Allora, ho fatto liceo scientifico delle scienze applicate. Lo avevo scelto semplicemente perché c'erano gli Armadietti. Mi sentivo molto ad High School Musical, quindi non potevo non sceglierlo. Peccato che poi ho scoperto, nel momento in cui mi sono iscritto il primo giorno, che gli Armadietti erano per quelli dell'artistico. Quindi non ho mai avuto un Armadietto. Cani. Ne ho 3. E sono Wenda, Gilda e Iago. Speriamo di prenderne un quarto. Avevo una quarta che era la figlia di Gilda, che era Dorina, crepata. Guarda, data così. Che studente ero a scuola? Ero quello che sembrava tanto... Ah, vabbè, Mattia, piccolino. Poi magari facevo casino, chiacchieravo un botto. E poi ero molto selettivo. Ci sono le materie che mi piacevano molto, le facevo a 200.000. Le materie invece a cui facevo molta fatica, per me erano proprio arabo. Cioè, non capivo nulla. Ad esempio, tipo informatica, chimica, per me erano una roba assurda. Tra l'altro, le materie di indirizzo, ovviamente. Però ero uno studente che poi si batteva. Ho fatto anche il rappresentante d'istituto. Cioè, ero una persona molto nel giro della scuola. Ero attivo. POV, point of view. Non sono i primi video che ho fatto, perché i primi erano dei video con lip sync, nella quale non utilizzavo la mia voce. I POV sono stati i primi video, invece, in cui ho utilizzato la mia voce, in cui si è sentito il mio fantastico accento bresciano. Sanremo è stata la parola probabilmente che ho utilizzato di più in tutte le interviste che mi hanno fatto. Quando mi chiedevano anche che cosa ti piacerebbe fare tra X anni, dove ti vedi in futuro, io rispondevo sempre mi piacerebbe partecipare a Sanremo. Non come cantante, ma come conduttore o comunque una sorta di ospite, intrattenitore. E diciamo che quest'anno, grazie ad Amadeus, sono a Sanremo, ma nel Prima Festival, che comunque va benissimo, anzi, grazie mille. Poi, chissà, magari in futuro riuscirò anche a presentarlo. Daniele Cabras è il mio socio, così si può dire, a Sanremo. E oltretutto facciamo dei video molto simili. È una delle persone che stimo molto sui social, perché i suoi contenuti mi piacciono e ci stiamo ancora conoscendo, perché poi lui abitando in Sardegna, io abitando qua a Milano, Brescia, non ci siamo mai riusciti a incontrare. La prima volta che ci siamo visti è quando Amadeus ha appunto comunicato che avremmo dovuto presentare il Prima Festival insieme, quindi sicuramente il periodo di Sanremo sarà un modo anche per conoscerci meglio e per creare quella complicità che poi di fatto abbiamo già capito di avere, però si creerà là. Stiamo insieme 2 settimane, giorno e notte, diventiamo tipo compagni di banco, ecco. È fidanzato? Ti lascio con il dubbio. Io parlo di tutto, ma delle mie cose no. Quanto guadagna? Questa qua è una domanda che ho... Tutti. Diciamo che sono molto fortunato perché guadagno sicuramente di più rispetto ai miei coetanei. Mi piace molto il lavoro che faccio e il guadagno è una cosa che viene proprio dopo. Ho sempre lavorato io, partiamo
in giro le pizze durante il Covid, ho lavorato in un negozio di cover che non mi ha mai pagato, tra l'altro, però diciamo che sono molto fortunato, non posso lamentarmi. Poste. Diciamo che le poste sono state uno dei miei video che è andato di più, l'imitazione della signora, del signore delle poste, perché appunto mi rifacevo alle poste di Borgo Satollo che mi trattavano sempre male, diciamo. Nel momento in cui li ho imitati mi hanno iniziato a trattare bene, però comunque alle 13 loro chiudono, non gliene frega niente, tu arrivi anche a 3 mie... sono chiusi. Assorbente. È stato forse uno dei primi video in cui ho imitato un oggetto o comunque un qualcosa che non fosse animato. Tante persone, soprattutto donne, mi chiedevano come fai a sapere tutte queste cose riguardo un assorbente. Non le so, me le sono inventate e poi ho chiesto un pochino ovviamente di informazioni a persone che utilizzano gli assorbenti. Però di fatto tutte le cose che vedete quando imito un oggetto sono delle cose che non so come la mia mente si immagina e poi di fatto sembrano reali. Quindi boh, non lo so neanche io, vorrei spiegarlo ma non lo so. Farmacista invece, ecco, a differenza dell'assorbente conosco molto bene perché sono un habitué in farmacia, anche se ho paura di entrare nelle farmacie perché chi va in farmacia è malato e quindi io se vado in farmacia ho paura di prendere le malattie. Però le farmacie, il mio posto, il mio habitat, il mio posto sicuro, ecco. Sono molto ipocondriaco e beh, viva le farmacie. In the Sky, il mio primo programma su Sky, un programma comedy, sono delle pillole di 5, 6, 7 minuti. Mi sto divertendo davvero tantissimo a farlo, lo stiamo tuttora registrando, è un programma che ho scritto io ed è una mia collaboratrice Anna ed è davvero davvero un bel progetto. X Factor è stata, mi sembra, la prima puntata di Stanga in the Sky, perché Stanga in the Sky praticamente è come se fossero dei POV, ma a livello televisivo, imito delle situazioni appunto che succedono. E quindi è stato la prima puntata in cui facevo appunto il presentatore, il giudice e poi il backstage. Però X Factor sicuramente è un luogo in cui non andrei a cantare, perché non sono capace, magari a presentarlo. Chi lo sa, c'è la Franci adesso. Non voglio... Brava Franci. Podcast Sei Stanga è stato un progetto che è nato, non dico totalmente a caso, perché assolutamente no, mi hanno proposto di fare un podcast e io ovviamente ho accettato perché mi piace molto mettermi in gioco e fare delle cose anche al di fuori della mia comfort zone con Matteo Maffucci e Michele Rossi. E totalmente così, pur parlé, stavamo parlando e mi stavano proponendo: vorresti fare un podcast? Sì. Di cosa vorresti parlare? È stato proprio un botta e risposta e faccio boh, sinceramente io parlo sempre di paranoia, non possiamo fare un podcast sulle paranoie. Così è nato Stanga in the Sky, Sei Stanga, perché è tutto Stanga in the Sky, Sei Stanga, sono stango io, eh? No, scherzo, è nato Sei Stanga, che sono 60 puntate in cui si parla solo di paranoie, che è un modo anche per esorcizzarle. Si parla, io cerco di esorcizzarle, il problema è che io poi parlandone me ne creo altre. Libro, chiedi. È stato il mio libro, è praticamente un libro gioco, il libro delle risposte. Tu praticamente apri il libro e trovi delle risposte scritte da me. E tra l'altro io ho il libro sia stampato e anche un libro bianco, perché era il libro in cui c'era solo la copertina. E tante volte quando non voglio ricevere una risposta uso il libro senza le pagine, cioè con le pagine bianche, così almeno me la invento lì al momento la risposta. Mamma Elisa, mamma che dovrebbero far santa perché l'ho presa talmente tanto in giro, l'ho sfiancata. La cosa bella è che lei si diverte talmente tanto che ora si arrabbia apposta per darmi idee sui prossimi POV da fare. Cioè tante volte sono lì magari in camera mia che non sto facendo assolutamente nulla, quindi io sono lì tranquillo nel letto e lei entra, fa una pagliacciata a caso e poi mi dice: visto, ti ho dato un'altra idea per il prossimo POV. Grazie mamma. Molto spesso mi dà idee mia mamma, mio papà tantissimo. Mio papà, alcune volte gli dico: papi, 25 di dicembre, stiamo mangiando, è Natale, me le dici domani. Mio papà tantissimo e poi anche un sacco di persone che mi seguono. E quindi io poi me le scrivo quelle idee e inizio a elaborarle e poi le ricreo, se secondo me hanno senso e sono condivisibili, ecco. Ha una sorella, sì, ho una sorella che si chiama Giulia, che amo follemente, ha 17 anni, di cui sono super geloso e con cui litigo un botto, perché il nostro è un amore-odio, io l'ho desiderata così tanto e ogni volta che litighiamo dico: è anche grazie a me, se sei qua, perché... e ti chiami Giulia, perché l'ho deciso io, e mi fa: gran bel nome. E io faccio: vabbè, bellissimo, il nome più usato in Italia. Uno dei miei più grandi sogni è che lei sia felice e che lei riesca ad andare alle Olimpiadi di cavallo. Vedremo, perché lei fa equitazione. Poi è il mio sogno, non so se è anche il suo, spero.
come era da piccolo, ero molto timido, avevo molta paura del parere degli altri. Poi a una certa mi sono detto, ma sai che c'è? Ma che palle, che noia essere timidi, non voglio più pensare a queste cose. Quindi ho cercato di mascherare tutto utilizzando l'ironia, utilizzando il fatto di essere molto estroverso, e diciamo che allenandola è diventata appunto la mia personalità, la mia caratteristica principale. In realtà non ce l'ho ancora questa timidezza, nel senso sono timido in alcune situazioni, ma è come se facesse proprio un meccanismo mentale che mi dice stai diventando timido, scatta il contatore, basta, datti una svegliata, sei ok, non hai nulla di cui preoccuparti a livello proprio personale, perché poi io sono molto ansioso, mi faccio molte paranoie per tantissime altre cose, però per quando mi interfaccio con le altre persone dico basta, ci sta, cioè viviamo una volta sola, devi essere timido, buttati. Volevo fare un saluto a tutti i lettori di Fanpage, grazie per averci letto o in questo caso guardato, e un bacio, ciao da Mattia.